Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Prima Notizia dedicata all'approfondimento. E allora oggi vogliamo partire da una delle notizie del giorno, ovvero la visita dell'amministratore delegato del nuovo gruppo Stellantis presso lo stabilimento FCA, ex FCA di San Nicola di Melfi. Naturalmente ieri l'amministratore delegato del gruppo Stellantis ha incontrato anche le organizzazioni sindacali. Noi per capire i dettagli del nuovo piano industriale abbiamo in collegamento via Skype, lo saluto e lo ringrazio, il segretario nazionale della UILM Gianluca Ficco. Buongiorno segretario. Buongiorno a voi. E allora, grazie di essere con noi in diretta per approfondire questo tema molto importante per la Basilicata, per lo stabilimento di San Nicola di Melfi. Allora, dicevo, ieri c'è stato il primo incontro, una videoconferenza con i rappresentanti sindacali in cui avete avuto modo di conoscere l'amministratore delegato Tavares. Quali sono state le prime sensazioni? Beh, innanzitutto abbiamo apprezzato molto il fatto che l'incontro sia stato accordato con tanta tempestività. Avevamo avanzato richiesta subito prima del 16, quindi della data del closing, della fusione ufficiale fra FCA e PSA, e se si considera che il 16 c'è stato il closing, subito, praticamente lunedì, c'è stata data risposta e mercoledì, quindi ieri, abbiamo fatto l'incontro. I tempi sono tali da dimostrare. Qualche problema sul collegamento? Sì, sentiamo un po' a tratti la sua voce, segretario. Speriamo di Ah, mi ripristinare. spiace. Sì, adesso sì. Sì, spero che la ricezione ora sia buona. Sì. Dicevo che i tempi sono stati tali da dimostrare una grandissima attenzione da parte di Carlos Tavares per i lavoratori e per l'Italia. Non solo ieri ha incontrato le organizzazioni sindacali, ma è venuto anche in Italia e oggi è a Melfi. Ecco, appunto, dicevamo, segretario, grande attenzione agli stabilimenti italiani, ma un ruolo centrale, non a caso la visita di oggi lo testimonia, proprio per lo stabilimento lucano di Melfi. Melfi è un grande stabilimento che esprime eccellenze dal punto di vista produttivo, ma anche grazie all'Academy del WCM, the World Class Manufacturing, che arricchisce la professionalità dello stabilimento lucano. Non è un caso quindi che la visita degli stabilimenti italiani da parte di Carlos Tavares parta proprio dal grande stabilimento di Melfi. Ecco, quali sono le anticipazioni che avete ricevuto anche rispetto al nuovo piano, al futuro piano industriale che verrà illustrato? Allora, due punti di partenza fondamentali e poi un metodo di lavoro. Il punto di partenza è innanzitutto la dichiarazione formale secondo cui Stellantis manterrà tutti gli impegni già presi da FCA. Questo per noi significa che vengono confermati tutti gli investimenti e tutte le missioni produttive degli stabilimenti italiani. In secondo luogo, l'altro punto di partenza molto importante, l'altra anticipazione, è che non solo verranno mantenuti tutti i marchi, ma verranno rafforzati e nel caso di Lancia anche rivitalizzati. Sappiamo oggi il marchio Lancia è di fatti il più debole. Quindi l'intenzione di non ridurre, ma anzi di rafforzare i marchi, anche quelli italiani. E poi il metodo di lavoro, vale a dire la disponibilità di Carlos Tavares di confrontarsi con i sindacati e i lavoratori prima dell'elaborazione del nuovo piano industriale, per cogliere anche il punto di vista espresso dai lavoratori italiani. Speriamo che queste premesse possano portare ad un piano industriale che davvero tenga conto delle esigenze dell'Italia, delle esigenze dei lavoratori.
Ecco, nelle dichiarazioni della vigilia si dice, insomma, che Melfi ha tutte le condizioni, le opportunità per reggere questa importante sfida, questa nuova sfida. Del resto lo stabilimento lucano lo ha sempre dimostrato, sin dalla sfida vinta nel 2004. Quali saranno i nuovi impulsi che potrà dare lo stabilimento lucano? Come dicevo, lo stabilimento lucano ha molto da dare sia dal punto di vista produttivo, della sua capacità di reagire con flessibilità, con rapidità anche alle variazioni della domanda di mercato, sia dal punto di vista della professionalità nell'ambito del VCM. C'è però un aspetto che vorrei sottolineare. La partenza è positiva. Il fatto che Stellantis abbia delle dimensioni tali da assicurare grandi investimenti è fondamentale per il futuro, dato che il settore dell'auto sta attraversando una trasformazione epocale, sia a causa dell'elettrificazione, sia a causa del progressivo inserimento della guida cosiddetta autonoma nelle vetture. Tuttavia, ci sono anche aspetti che ci possono preoccupare, che ci preoccupano, e aspetti su cui come sindacato abbiamo il dovere di mantenere altissima l'attenzione. È quello delle cosiddette sinergie. Stellantis ha escluso che a causa di sinergie ci possano essere esuberi o chiusure fra gli stabilimenti FCA. Tuttavia, dobbiamo stare attentissimi anche al fatto che non ci siano esuberi, che non ci siano potenziali chiusure nell'indotto. Voglio ricordare, difatti, che nel settore auto, se c'è un occupato direttamente presso il cliente finale, vi è anche più di un occupato nell'indotto. Questo è vero anche a Melfi, dove abbiamo 7.000 occupati diretti da FCA e quasi altrettanti negli stabilimenti della componentistica che ne costituiscono l'indotto. Quindi noi chiediamo, abbiamo già chiesto al governo di aiutare tutta la filiera produttiva a affrontare la grande sfida della trasformazione del settore auto a causa, dicevo, di elettrificazione e di guida autonoma. È di fondamentale importanza per preservare l'occupazione, non solo concentrarsi sul futuro degli stabilimenti di montaggio, ma anche sul futuro dell'indotto che seguono lo stabilimento di montaggio. Ecco, lo stabilimento di Melfi ha dimostrato di trasformare la produzione a marchio Jeep sino a diventare proprio lo stabilimento più produttivo proprio per la vendita di nuovi modelli. C'è un segreto particolare che riguarda questo stabilimento? Tanti segreti, la flessibilità, la professionalità, la capacità di accettare le nuove sfide, la capacità di guardare al futuro, la grande integrazione con il tessuto dell'indotto circostante. Tutte queste cose messe insieme fanno di Melfi uno dei più grandi stabilimenti non solo d'Italia, ma di Europa. Senta, l'incontro che avete avuto ieri rappresenta proprio il miglior punto di partenza per costruire relazioni sindacali costruttive. Sì, indubbiamente, come dicevo, sin dalla scelta dei tempi, però noi dobbiamo restare con i piedi per terra, dialoganti, ma anche molto vigili e determinati, perché vede, la trasformazione in cui stiamo entrando è davvero una trasformazione epocale. L'Italia, ha una grande tradizione nell'automotive, in particolare sulla motoristica e sulla motoristica tradizionale, ma la trasformazione del settore dell'auto va verso nuove direzioni. Elettrificazione, guida autonoma, che sono trasformazioni che tendono purtroppo a ridurre il peso, o addirittura in certi casi ad eliminarlo, della capacità di costruire buoni motori, della capacità di avere eccellenze nella meccanica classica, invece avvantaggiano soprattutto le potenze industriali emergenti asiatiche, che hanno grandi accessi alle materie prime, che hanno delle mega fabbriche molto forti proprio nel settore dell'elettronica. Quindi noi dovremo stare attentissimi come Italia ad avere la capacità di seguire la trasformazione del settore dell'auto per non perdere una grande eccellenza e invece per riuscire a conservarla. Faccio solo un esempio. Abbiamo insediato un tavolo automotive con il governo, non senza fatica,
e abbiamo purtroppo dovuto insistere per ben 3 anni per avere degli incentivi che quantomeno non penalizzassero la produzione italiana. Allora stiamo avendo la sensazione, e per la verità da parecchi anni, che questo governo, come dicevo quelli che lo hanno preceduto, sia poco attento alle vicende industriali, continua a cullarsi dietro l'idea ingenua che tanto i privati fanno da sé, quando invece le principali potenze industriali, proprio grazie alla sinergia pubblico-privato, si preparano già da tempo al salto tecnologico. È arrivato il momento che anche in Italia la sinergia tra pubblico e privato aiuti l'industria ad affrontare la sfida della concorrenza internazionale. Senta segretario, io con il contributo della regia farei vedere a lei e ai nostri telespettatori anche le immagini che ci giungono in diretta dall'esterno dello stabilimento di San Nicola di Melfi, con l'attesa che cresce minuto dopo minuto per questa visita importante, che è un segnale di grande fiducia proprio per lo stabilimento lucano. Ecco, vedete anche auto delle forze dell'ordine. Ci troviamo all'esterno dello stabilimento, dovrebbe essere attesa a minuti la visita dell'amministratore delegato Tavares. E approfitto della sua ultima interlocuzione di prima per dire: ma questa sfida così importante necessiterà evidentemente anche della collaborazione tra sindacati e istituzioni? Naturalmente. Ed è appunto il motivo per cui stiamo chiedendo di reinsediare il tavolo automotive. Poi possono essere utili anche delle interlocuzioni fra sindacato locale e regione. La regione Basilicata ultimamente si è dimostrata fortunatamente disponibile ad ascoltare le ragioni che proprio nel settore industriale talvolta siamo riusciti a rappresentare. È molto importante che questa collaborazione vada avanti. Davvero noi dobbiamo liberarci come Italia delle ingenuità liberiste e dobbiamo essere consapevoli che la sfida dell'industria del domani è una sfida che deve vedere poteri pubblici e iniziativa privata collaborare come si fa nelle più grandi potenze industriali mondiali. L'Italia deve riacquistare questa prospettiva, è l'unico modo per restare un paese ricco, per restare un paese in cui l'industria gioca un ruolo decisivo per dare occupazione e benessere. Senta, Melfi non potrà rinunciare anche al ruolo da protagonista nell'ambito della ricerca? Naturalmente, dicevo per esempio dell'Academy, attorno allo stabilimento sono fiorite iniziative di ricerca molto importanti. Continuare a alimentare le professionalità è il modo migliore per rafforzare anche l'aspetto produttivo. Senta, segretario, una curiosità, diciamo, rispetto a quello che è stato, a quelle che sono state le interlocuzioni negli anni con il compianto Marchionne, Sergio Marchionne, quali differenze avete percepito anche nell'approccio con voi sindacati? Da Tavares a Marchionne, quali sono i punti in comune, quali sono le differenze? È presto, innanzitutto, per poter esprimere un'opinione sindacale sulla nuova leadership. Posso però dire una cosa, che sicuramente il dottor Marchionne e il dottor Tavares hanno in comune una grande caratteristica, quella di avere la fama di essere fra i più grandi dirigenti del settore automotive. Sono uomini che hanno dimostrato con i fatti di saper risollevare aziende in crisi, di saper dare una prospettiva anche a fabbriche e a realtà che sembravano destinate alla chiusura. Sono quindi uomini davvero molto competenti del settore. Devo usare in realtà purtroppo il passato per il dottor Marchionne, ma mi permetterà questa licenza, ma devo usare il presente per entrambi, perché la memoria del dottor Marchionne è ancora molto viva e credo che il suo lascito sia importantissimo. Se oggi FCA si può fondere con PSA, se oggi abbiamo Stellantis, è perché la dirigenza, la guida del dottor Marchionne all'epoca hanno permesso alla vecchia Fiat di non morire e di trasformarsi in una realtà purtroppo meno italiana, ma sicuramente più forte e più internazionale. Senta, per la riuscita di questo progetto a Melfi sarà importante anche il ruolo dell'indotto? Fondamentale.
lo dicevo prima, bisogna salvaguardare l'indotto per la sua importanza in sé e perché avere una filiera dell'indotto robusta, efficiente, è anche uno dei tratti di forza per poter poi avere il cliente finale, cioè l'assemblatore. In altri termini, difendere l'indotto serve a difendere delle fabbriche che danno moltissima occupazione, ma anche poi la presenza della fabbrica principale, quella del cliente finale, dell'assemblatore, in questo caso della fabbrica Stellantis di Melfi. Quindi dobbiamo continuare a sforzarci come sindacato, come istituzione, a fare sistema, sapendo che se facciamo sistema, creiamo quel background di professionalità, quel background culturale che è la migliore garanzia per il futuro. Senta, segretario, per concludere, quali saranno le opportunità da intercettare rispetto alle risorse rinvenienti dal recovery plan rispetto al settore dell'automotive? Noi abbiamo indicato degli ambiti di investimento che naturalmente ruotano attorno ai temi dell'elettrificazione e della guida autonoma. Si va dal contributo alla creazione di gigafactory, quindi di grandi fabbriche che possono produrre batterie, all'aiuto a molte fabbriche a riconvertirsi in tutto o in parte. Pensiamo a tutte quelle realtà oggi legati al diesel e che un domani invece possono e devono essere legate alla produzione di componenti per auto elettriche o ibride. Abbiamo anche indicato come priorità quella della costruzione di una rete di ricarica importante, efficiente. Infine abbiamo indicato l'ambito, tenendo per automotive qualcosa di un po' più largo, di intervento dell'idrogeno che probabilmente sarà la tecnologia risolutiva per l'elettrificazione dei mezzi pesanti. Beh, abbiamo fornito queste indicazioni al governo. Speriamo che il governo le adotterà, speriamo che il governo dimostri con il Recovery Fund di non pensare solo agli aspetti elettorali legati al consumo, ma di essere finalmente attento a quegli aspetti di investimento legati all'industria. In altri termini, sappiamo che è molto più popolare dare contributi ai consumi, bonus regali, bonus monopattini, però per risollevare l'economia non servono i bonus sui monopattini o sulle biciclette, ma servono grandi investimenti sulle tecnologie che costituiscono l'asse portante dell'economia, come l'automotive, primo settore industriale italiano. E allora, segretario, grazie, buon lavoro, grazie di essere intervenuto qui da noi in diretta per spiegarci, per Grazie raccontarci questa giornata molto importante per la Basilicata e per lo stabilimento di San Nicola di Melfi. a voi. Grazie e buona giornata a lei. Io ricordo invece ai nostri telespettatori quello che è il nostro numero WhatsApp con il quale potete interagire con noi attraverso l'invio di foto, video, ma anche semplici segnalazioni. Lo vedete in sovraimpressione 346-8353-824. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e torniamo subito dopo. Terza edizione di Caffè di Traverso, nel salotto della nuova TV. La Basilicata che si difende. Il trihalometano non è un'unica sostanza. La Basilicata che si cura. Forse verrà organizzato anche Quella solidale. Individuare anche un modo diverso di porsi rispetto. La Basilicata che si forma. Tutti gli strumenti che possono aiutare gli aspiranti imprenditori. Che cresce. È un percorso che nasce dall'evoluzione della mia volontà. La Basilicata delle eccellenze. Quando uno chef entra a sera po' è bellissimo, un po' come quando vinci il pallone d'oro, no? Quindi lo chef rimane stellato. E anche la Basilicata che sa intrattenersi e che produce cultura. Con una narrazione del territorio. Tutto questo a Caffè di Traverso. Seguiteci. Notizia di reato in aula torna con un'edizione speciale interamente dedicata alle fasi finali del processo Petrolgate. Andrea
Andremo a seguire passo dopo passo tutte le ultime udienze del processo. Partiremo dalla requisitoria dell'accusa, poi passeremo alle discussioni delle difese per arrivare alla sentenza di primo grado attesa entro la fine dell'anno. Vi aspetto da venerdì 6 novembre alle ore 21 sulla Nuova TV. Terza edizione di Caffè di Traverso nel salotto della Nuova TV. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed estero con la fornitura e posa in opera di progettazioni chiavi in mano, installazioni, assistenza con sopralluoghi gratuiti di capannoni in struttura metallica, legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. ITM SRL a San Cataldo di Bella, potenza, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. ITM SRL, il gruppo, la nostra forza. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Affidati a noi per il super bonus al 110% con sopralluogo gratuito. Ed inoltre ristrutturazioni chiavi in mano, forniture e pose in opera di infissi in PVC. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero, via Siena 4 a Potenza. Telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620. Terza edizione di Caffè di Traverso nel salotto della Nuova TV. La Basilicata che si difende. Il trihalometano non è un'unica sostanza. La Basilicata che si cura. Forse verrà organizzato anche quella solidale. Individuare anche un modo diverso di porsi rispetto. La Basilicata che si forma. Tutti gli strumenti che possono aiutare gli aspiranti imprenditori. Che cresce. È un percorso che nasce dall'evoluzione della mia volontà. La Basilicata delle eccellenze. Quando uno chef prende la stella, poi è bellissimo, un po' come quando vinci il pallone d'oro, no? Quindi lo chef rimane stellato. E anche la Basilicata che sa intrattenersi e che produce cultura. Con una narrazione del territorio. Tutto questo a Caffè di Traverso. Seguiteci. Notizia di reato in aula torna con un'edizione speciale interamente dedicata alle fasi finali del processo Petrolgate. Andremo a seguire passo dopo passo tutte le ultime udienze del processo. Partiremo dalla requisitoria dell'accusa, poi passeremo alle discussioni delle difese per arrivare alla sentenza di primo grado attesa entro la fine dell'anno. Vi aspetto da venerdì 6 novembre alle ore 21 sulla Nuova TV. Eccoci rientrati in diretta per la seconda parte di Prima Notizia dedicata all'approfondimento. Allora apriamo una pagina diversa, una pagina dedicata all'industria culturale e ricreativa. Lo facciamo con Michele Cignarale, vedo già collegato con noi, che è proprio del direttivo del cluster industria culturale e ricreativa di Basilicata. Buongiorno Michele Cignarale. Ciao, buongiorno Cristian. E allora, vogliamo parlare proprio di questo cluster, spieghiamo proprio ai nostri telespettatori che cos'è l'industria culturale e ricreativa, qual è la vostra attività? Allora, noi siamo andati come associazione Basilicata Creativa, poi abbiamo partecipato ad un bando regionale e adesso
rappresentiamo un insieme di oltre 50 aziende, università, centri di ricerca, c'è anche il CNR, c'è l'Università della Basilicata, ci sono tante aziende che lavorano nel campo e nelle linee guida legate all'innovazione culturale e creativa, appunto. Secondo la strategia S3, che è la Smart Specialization Strategy della Commissione europea, ogni regione doveva dotarsi e deve dotarsi di una serie di cluster, cioè deve mettere insieme le migliori energie in vari campi, dall'automotive alla bioeconomia. Noi ci siamo e ci occupiamo e abbiamo voluto occuparci delle industrie culturali e creative perché era questa la nostra vocazione. Ecco, io so che sono 5 le linee di indirizzo individuate, vuole spiegarle ai nostri telespettatori? Noi stiamo lavorando ovviamente in stretta correlazione con quello che sta succedendo a livello europeo. Dal 1 gennaio abbiamo il turno semestrale di presidenza che è affidato al Portogallo con una spinta molto in avanti legata all'innovazione e soprattutto legata all'innovazione collegata al bacino euro-mediterraneo, che è la zona di interesse che ci riguarda più da vicino. All'interno di questa strategia di sviluppo ci sono 5 elementi chiave: sono gli elementi della resilienza, dell'innovazione sociale applicata, del verde, quindi della sostenibilità ambientale, della sostenibilità sociale, del digitale e dell'utilizzo delle connessioni e delle relazioni tra persone e tra soggetti istituzionali per consentire lo sviluppo e la trasmissione delle buone pratiche. Ecco, io so che uno dei temi a voi cari è proprio quello della governance calibrata proprio sull'innovazione attraverso la richiesta che voi fate di inserire delle figure apposite come possono essere appunto i manager dell'innovazione. Sì, in questo periodo storico stiamo vivendo, insomma, oltre alla pandemia da Covid-19 che tiene le prime pagine di tutte le testate giornalistiche, diciamo la buona notizia è che abbiamo la possibilità di fare un passo in avanti tutti insieme, anche grazie al piano di resilienza messo a punto dal governo, grazie alle linee guida che l'Europa ci dà e sulla quale stiamo strutturando una serie di proposte. Personalmente, come cluster delle industrie culturali e creative, abbiamo partecipato ad un bando che si inserisce all'interno del programma dell'Europa Digitale, in quanto a livello europeo saranno individuati degli innovation hub su tutti i territori della comunità. In Italia c'è stata una preselezione che ha fatto il Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE, e il cluster Basilicata Creativa è a capo di una cordata che tiene insieme anche Puglia e Campania proprio sul tema dell'innovazione digitale applicata al patrimonio culturale. Su questo siamo risultati essere una delle proposte valutate positivamente, quindi passeremo alla fase 2, quindi passeremo alla partecipazione alla gara europea, con, a mio avviso, una buona possibilità di diventare l'innovation hub del bacino euro-mediterraneo dedicato all'applicazione delle nuove tecnologie, non solo, e non parlo solo di digitale ovviamente, parlo anche di fisico, perché nella nostra proposta immaginiamo un mondo online, come dice il professor Floridi, quindi un mondo nel quale online e offline si compenetrano per dare vita ad una realtà che ormai non fa più differenza fra mondo fisico e mondo digitale, dando le stesse opportunità a tutte e due le categorie di approfondimento della realtà. Senta, lei si occupa di marketing territoriale in Basilicata. Nei mesi scorsi si è discusso molto del tema dello spopolamento con gli ultimi dati certificati dall'Istat, la Basilicata che perde sempre più abitanti e addirittura le città che perdono sempre più abitanti e quindi inquilini attraverso le cosiddette città fantasma. Come un punto di debolezza può diventare un punto di forza? Sì, anche in questo l'innovation manager, che è la figura che noi auspichiamo venga presa in considerazione un po' su tutto il territorio nazionale per garantire la diffusione e la disseminazione dei contenuti di ricerca e di approfondimento e di sviluppo, specialmente nell'ambito dell'innovazione sociale applicata ai territori, possono dare come contributo attivo sia alle aziende sia alle pubbliche amministrazioni. I dati sono preoccupanti. Nell'ultimo anno la Basilicata ha perso circa 1000 persone che sono andate via, questo a causa anche di un saldo negativo sulle nascite. La questione dal nostro punto di vista è molto interessante, perché se teniamo conto che per esempio fra Puglia e Basilicata abbiamo circa il 30% del patrimonio abitativo che è inutilizzato, la Puglia riesce a far fronte a questo vulnus grazie all'utilizzo di queste strutture come case vacanza. Noi in Basilicata, regione piccola che sta puntando molto sulla digitalizzazione e sta stendendo la fibra praticamente dappertutto, se riuscissimo nel giro di massimo un paio d'anni a cablare tutta la nostra regione, avendo linee di collegamento
collegamento con la TEN 5, quindi con l'attraversamento, noi siamo una regione di passaggio in pratica, questo concetto di regione di passaggio dovrebbe essere garantito anche per l'utilizzo di questo patrimonio abitativo non utilizzato, e proprio per favorire il trasferimento, il passaggio all'interno del nostro territorio di quelli che vengono denominati nomadi digitali. Il fenomeno del nomadismo digitale è venuto alle onore della cronaca in quest'ultimo anno perché è stato avvicinando molto al concetto di smart working. Alcuni erroneamente considerano lo smart working tenere un computer acceso in un salotto a casa. Noi l'abbiamo sempre visto come un punto di vista differente, cioè lavorare in un luogo autentico dove viene garantito un collegamento infrastrutturale veloce attraverso la rete internet, e quindi si può mettere a disposizione uno scambio continuo con le comunità che abitano questi territori, favorendo il transito. Quindi non dobbiamo trattenere le persone, dobbiamo agevolare il passaggio continuo. È un po', Celestino, se mi consenti, la vecchia teoria keynesiana della moneta: più gira velocemente la moneta, più genera ricchezza. In questo caso, più la cultura circola velocemente all'interno del territorio, più genera ricchezza per il futuro del territorio e delle persone che lo hanno. Ecco, come immaginate lo sviluppo dei territori attraverso la creatività? Allora, noi l'abbiamo immaginato già da un paio d'anni a questa parte, stiamo mettendo a punto dei prototipi come Basilicata Creativa, anche le singole aziende che lavorano nel cluster. Questi prototipi tengono sempre come punto di riferimento focale lo scambio continuo con le comunità residenti, una sorta di ibridazione tra il sapere e l'essenza profonda e più autentica dei territori. E siamo felici che proprio in questo inizio di anno sia stato lanciato a livello europeo il New Bauhaus, cioè ripresa la logica del Bauhaus degli anni 30, in cui comunità di creativi, comunità di architetti, di ingegneri, di registi, di indagatori sociali, di sociologi, di filosofi, andavano a ibridare il loro sapere, la loro conoscenza all'interno delle comunità. Alla stessa maniera, noi in questi ultimi due anni abbiamo cercato di scendere nei territori, ascoltare i territori e cercare di progettare insieme a loro quello che può essere il futuro del nostro e lo sviluppo del nostro territorio. L'abbiamo fatto in questi ultimi mesi con le incursioni creative, che è un format che abbiamo messo a punto come Basilicata Creativa, nel quale abbiamo provocato molte relazioni tra le persone che abitano e che lavorano sui territori, anche utilizzando un metodo che è stato messo a punto da una delle aziende del cluster, che è il metodo Human Lab, e abbiamo visto questa nostra sperimentazione in perfetta armonia con la logica del New Bauhaus, che si propone proprio questo, di collaborare con le comunità per dare delle risposte operative attive ai 17 goal dell'Agenda 2030 sulla sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Senta, voi avete lanciato anche il progetto Basilicata Polis con un appello a diventare ambasciatori di comunità. Come si diventa ambasciatore di comunità? Sì, questo è un progetto parallelo nel quale sono stato coinvolto personalmente, anche come membro del direttivo del cluster, ma anche come membro di un gruppo di ricerca dell'IRES, l'Istituto di Ricerca Sociale della CGL Basilicata. Abbiamo lanciato Basilicata Polis, che è un appello, l'abbiamo chiamato chiamata alle arti, dove cerchiamo di stimolare le intelligenze del territorio per riunirle in un gruppo unico di intelligenza collettiva che possa dare risposte su tre azioni di interesse specifiche: uno legato alle cittadinanze, uno legato alle transizioni e un altro legato alle connessioni. Quindi anche qui abbiamo fatto una vera e propria applicazione di quello che è il nostro metodo di avvicinamento ai territori attraverso un processo partecipato e rientrando a pieno titolo nelle logiche di intervento che oggi l'Europa a cui l'Europa ci dice di stare attenti, insomma, perché bisogna collaborare sui territori, collaborare con le persone, fare co-design e comunque tenere sveglio e attivo un pensiero laterale dal quale non possiamo prescindere. Cioè, se riuscissimo a coordinare con una governance strutturata, monitorata e gestita da una schiera di innovation manager che potrebbero tenere le fila, sarebbe un investimento di tempo, di risorse, umano, che ci potrebbe portare risultati veramente rilevanti nell'arco di 5-10 anni. Ecco, voi avete fatto appello a paesaggisti, architetti, ma anche a registi creativi e quant'altro per guardare da altro punto di vista il mondo in cui viviamo. Sì, sì, è quello che facciamo continuamente. Insomma, cerchiamo di portare questa logica di indirizzo, questa logica di indagine, di azione sul territorio, un po' in tutte le attività che stiamo portando avanti. Io spero, per esempio, sono
fermamente convinto che riusciremo a fare un ottimo lavoro, anche perché ci siamo affiancati ad altri istituti di ricerca di caratura nazionale e internazionale proprio sulla creazione degli innovation hub territoriali. Riuscire ad essere l'unica o una delle poche proposte che lavorano sull'applicazione di questa nuova frontiera on-life nella valorizzazione del patrimonio culturale vuol dire andare in una direzione ben precisa. Ce lo confermano anche le ultime, diciamo, gli ultimi accadimenti. È di qualche giorno fa la trasmissione televisiva molto bella, molto interessante, il docufilm curato dalla RAI che ha lavorato sugli scavi di Pompei, dando voce tra l'altro a un lucano che è il direttore dell'area archeologica Massimo Sanna, dove ci hanno fatto vedere come possono stare benissimo insieme benessere culturale, benessere delle comunità, conoscenza. Dobbiamo continuare, a mio avviso, sulla strada che era stata in qualche modo tracciata quando siamo stati nominati Capitale Europea della Cultura nel 2019, con Matera, cioè cercare di trasformare i cittadini in abitanti culturali, ed è quello che stanno facendo un po' anche le altre comunità. È di lunedì la notizia della nomina di Procida a Capitale Italiana della Cultura per il 2022. Io sono andato a guardarmi un po' anche tutte le altre proposte. Noi eravamo candidati con Venosa, per ovvi motivi, insomma, non poteva un'altra lucana essere insignita di questo titolo, seppur a livello nazionale, ma siamo molto felici perché abbiamo ritrovato anche negli altri progetti. Abbiamo seguito anche con attenzione il progetto di Bari, il progetto di Taranto, che lavora su tutta l'asse della Magna Grecia e quindi su tutto l'asse ionico, quindi sempre sul bacino euro-mediterraneo. Abbiamo trovato moltissimi punti di convergenza e abbiamo trovato delle assolute analogie con il nostro metodo di lavoro, che è un metodo di copartecipazione, di coprogettazione, di progettazione radicale orientata sui territori. Senta, per concludere, il 2020 è stato inevitabilmente segnato dalla pandemia, ma come è cambiato il saldo delle nuove start-up nate in Basilicata? Le start-up, il fenomeno start-up è un fenomeno sempre molto, un fenomeno anomalo, è un fenomeno che io avvicino molto a quello dei Bitcoin e a quello di tutta la moneta alternativa. È un fenomeno che mi ha tenuto molto sott'occhio. In Basilicata abbiamo fatto tanto, ho visto notizie anche qualche giorno fa di una bellissima start-up di un amico, di Ivo Marino Cervellotti, che ha ottenuto un bellissimo riconoscimento. Noi stessi come T-Box abbiamo ottenuto un bel riconoscimento a livello nazionale e stiamo stabilendo sempre più dei contatti. Abbiamo usato quest'anno, chi fa start-up ha usato quest'anno per diciamo, rimettersi in carreggiata. Poi nella logica dello start-up, per cercare di trasformare un punto di difficoltà, un vulnus in un punto di forza che possa interagire e far interagire tutto il tessuto aziendale con il resto del territorio e soprattutto con le istituzioni. Ecco perché, e ribadisco per chiudere, Celestino, credo che questa sia un'opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire. Dobbiamo essere attenti ad una governance precisa sull'innovazione. L'innovazione non è soltanto tecnologia, ma è soprattutto ricerca e sviluppo anche nell'ambito, anche e soprattutto nell'ambito del sociale, nell'ambito delle fragilità. Noi dobbiamo calcolare e verificare la fragilità come un elemento che ci può far crescere. Se stiamo attenti a quello, se stiamo attenti a mettere in rete le energie, il saper fare, il saper immaginare soluzioni alternative, partendo anche dallo strumento tecnologico che si ha a disposizione, dove per tecnologia si intendono anche i processi. Cioè, voglio dire, esiste oggi, ad oggi esiste una certificazione di qualità che è la 50550, se non sbaglio, che processa proprio quello, il processo di innovazione, di ricerca e sviluppo all'interno non solo delle aziende, ma anche delle pubbliche amministrazioni. Dobbiamo iniziare a monitorare, avere dei dati oggettivi di monitoraggio, ma anche dei dati soggettivi, delle rilevazioni non solo quantitative, ma anche qualitative. Quanto cambia il benessere? Cambia solo in riferimento al PIL o cambia in riferimento anche ad altri parametri? Noi, per esempio, parliamo di BES, di benessere diffuso, parliamo di felicità interna lorda, stiamo sperimentando e prototipando una serie di concetti che faranno sì che anche i territori piccoli e autentici come il nostro possano porsi all'avanguardia. Quello che sta facendo un po' anche il governo con la logica dello Smart Italy, dei borghi del futuro, investiranno circa 90 milioni su 12 borghi pilota presi in giro per l'Italia, ed è quella la strada sulla quale dobbiamo insistere, perché, ripeto, il problema non sono le risorse, quelle si trovano, il problema sono le idee e la gestione e la governance delle idee. E allora, sono temi sicuramente molto interessanti sui quali torneremo nei prossimi giorni. Io per il momento ringrazio Michele Cignarale del direttivo del cluster Basilicata Creativa per essere intervenuto con noi in diretta a Prima Notizia. Grazie a tutti, ciao Cristina.
Grazie a Michele Cignarale. E allora, prima di fermarci per un altro break, andiamo a dare un'occhiata al nostro sito www.lanuova.net con l'apertura dedicata all'incidente sulla Potenza Melfi che si è verificato ieri sera. Due le auto coinvolte in uno scontro frontale, vedete anche le foto che potete vedere sul nostro sito, sulla nostra pagina. Due auto coinvolte, una Opel Corsa e una Hyundai X. Per il conducente della prima è stato necessario l'utilizzo di cesoie e divaricatori per poterlo estrarre dalle lamiere e affidarlo alle cure del personale sanitario, ma anche il conducente dell'altra auto ha riportato varie ferite ed è stato comunque necessario il trasporto in ospedale. Noi adesso ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e torniamo subito dopo. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed estero con la fornitura e posa in opera di progettazioni chiavi in mano, installazioni e assistenza con sopralluoghi gratuiti di capannoni in struttura metallica, legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. ITM SRL a San Cataldo di Bella, potenza, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. ITM SRL, il gruppo, la nostra forza. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Affidati a noi per il superbonus al 110% con sopralluogo gratuito. Ed inoltre ristrutturazioni chiavi in mano, forniture e pose in opera di infissi in PVC. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero, via Siena 4 a Potenza. Telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620. Terza edizione di Caffè di Traverso, nel salotto della Nuova TV, la Basilicata che si difende. Il triolometano non è un'unica sostanza. La Basilicata che si cura. Forse verrà organizzato anche quella solidale. Individuare anche un modo diverso di porsi rispetto. La Basilicata che si forma. Tutti gli strumenti che possono aiutare gli aspiranti imprenditori. E che cresce. È un percorso che nasce dall'evoluzione della mia volontà. La Basilicata delle eccellenze. Quando uno chef prende la sera Po è bellissimo, un po' come quando vinci il pallone d'oro, no? Quindi lo chef rimane stellato. E anche la Basilicata che sa intrattenersi e che produce cultura. Con una narrazione del territorio. Tutto questo a Caffè di Traverso. Seguiteci. Notizia di reato in aula torna con un'edizione speciale interamente dedicata alle fasi finali del processo Petrolgate. Andremo a seguire passo dopo passo tutte le ultime udienze del processo. Partiremo dalla requisitoria dell'accusa, poi passeremo alle discussioni delle difese per arrivare alla sentenza di primo grado attesa entro la fine dell'anno. Vi aspetto da venerdì 6 novembre alle ore 21 sulla Nuova TV. Eccoci rientrati per l'ultima parte di Prima Notizia dedicata all'approfondimento. Apriamo adesso una pagina che interessa la gestione del Tribunale di Potenza, quindi della giustizia ai tempi del Covid. Lo facciamo con il Presidente della Camera Penale di Basilicata, Sergio La Penna, che è in collegamento via Skype con noi. Buongiorno Avvocato.
Buongiorno, se puoi parlare un po' più forte che non la sento bene. Sì, faremo in modo di alzare la voce. Allora, io le faccio vedere anche ai nostri telespettatori la pagina della Nuova del Sud di oggi con il pezzo firmato dal collega Fabrizio Di Vito in cui lei lancia, accende i riflettori sulle criticità quotidiane che interessano proprio il Tribunale di Potenza. Il virgolettato è attribuito a lei, che parla di aule gelate e assembramenti, si mette a rischio la salute di tutti. Ci sono infiltrazioni continue di acqua e nei giorni scorsi nell'aula del giudice di pace mancava addirittura la luce. E allora, avvocato, una denuncia importante, lei ha voluto portare all'attenzione questa tematica, ci vuole spiegare meglio? Allora, il servizio giustizia in Basilicata non è assolutamente assicurato presso il Tribunale di Potenza e presso la Corte d'Appello, perché lavoriamo in una situazione di difficoltà tremenda. Voi mi vedete in quest'aula, io devo fra un poco patrocinare una persona in un processo penale in Corte d'Appello, ma siamo tutti quanti infreddoliti. Abbiamo la toga per difendere i valori che i nostri antesignani giuristi ci hanno insegnato, ma questa volta lo utilizziamo anche per ripararci dal freddo. È un palazzo di giustizia col abbrodo sul piano strutturale, non funzionano gli ascensori, ci sono problematiche che riguardano anche il problema delle infiltrazioni d'acqua e soprattutto in questo modo non si rende un servizio giustizia, perché in questo momento l'aula è vuota, però successivamente vedrà che è un'aula comunque piena di persone dove non viene rispettata la regola dell'assembramento. Io mi farò portatore come Camera Penale di un'iniziativa dove chiederemo al Ministero e anche alla Procura Generale della Cassazione di capire perché non ci sono, diciamo, le condizioni minime per poter esercitare il servizio giustizia. Dopodiché chiederò anche ai parlamentari lucani di farsi interprete di questa situazione, al di là dell'appartenenza politica, e di interrogare il Ministro. Ecco, lei dice che tra le altre cose si mette a rischio l'esercizio del diritto di difesa di tutti i cittadini. Si mette perché? Perché se io oggi devo difendere un cittadino e devo discutere per un'ora, vedrà che il presidente del collegio mi comincerà a dire che devo parlare di meno, perché non ci sono le situazioni ottimali per svolgere questo lavoro. E questo, ogni persona che ha un problema con la giustizia, sia innocente sia colpevole, noi dobbiamo avere rispetto perché la giustizia possa fare il suo corso, ma non possa fare il suo corso con le conferenze stampe fatte con gli arresti eccellenti, fare il suo corso anche rispetto a fatti che non sono eclatanti, ma che molto spesso minano la serenità familiare delle persone, perché lei capisce bene che se una persona, per esempio, è stata sotto indagine per 6-7 anni e poi viene assolto, beh, quella persona gli è stata minata già la vita. Quindi noi abbiamo il dovere che il servizio giustizia venga reso in maniera efficace, quindi ci dobbiamo mettere d'accordo durante questa pandemia: o sospendiamo tutto, oppure se dobbiamo esercitarla questa funzione la si deve esercitare in maniera almeno di condizioni di equilibrio minime. Ma lei immagini un po' che, per esempio, no, per parlare ora più in generale, non dipende questo da Potenza, situazione delle carceri: vengono messe tra le categorie privilegiate il personale che lavora e non i detenuti per il coronavirus e per la vaccinazione. Ma viviamo ancora in uno Stato di diritto? O viviamo in uno Stato dove lo Stato ritiene che la vendetta punitiva sia la risoluzione del problema, quando invece la vendetta punitiva è solamente una situazione che non risolve il problema alla base, che la vendetta punitiva non è esercitare giustizia. Uno Stato non può vendicarsi con una persona che ha commesso un delitto. Uno Stato, tramite i suoi organismi, deve applicare la pena giusta, e se qualcuno sbaglia perché l'innocente viene tratto a giudizio, ne deve anche rispondere. Per fortuna le Camere Penali plaudono a questo intervento legislativo del 30 dicembre nella finanziaria, dove alla persona assolta, perché il fatto non sussiste, con sentenza definitiva viene riconosciuto un ristoro delle spese legali fino ad euro 10.500. Senta, lei ha annunciato anche la richiesta di una verifica all'azienda sanitaria, comunque a tutti gli enti preposti.
affinché controllino appunto il rispetto delle norme anti-Covid all'interno del Palazzo di Giustizia. Sì, rispetto a questo farò una nota sia al Presidente della Regione, all'Assessore della Sanità e alla responsabile della ASP di Potenza per verificare se sono rispettate le norme, diciamo, le norme che sono previste per gli assembramenti e se ci sono le condizioni minime per poter esercitare questa attività. Senta, in tutto questo, il 30 gennaio prossimo ci sarà un'inaugurazione dell'anno giudiziario con un protocollo praticamente stravolto, ci sarà una manifestazione che durerà appena un'ora e vedrà una scarsissima presenza di partecipanti in rappresentanza di tutte le associazioni. Anche in questo il ministro Bonafede ancora una volta, diciamo, si comporta non da ministro, perché la negatività di questo ministro lo si vede anche nell'organizzazione di questa manifestazione, perché noi abbiamo, diciamo, una manifestazione che sembra essere organizzata come cosa loro, per fortuna che non è cosa nostra, diciamo, è cosa loro, e dove tutti gli operatori vengono, diciamo, non coinvolti. Io non capisco perché, per esempio, non si poteva rinviare l'inaugurazione anche ad aprile o a maggio, come si sono rinviate altre cose, oppure non lo si poteva fare almeno per esempio, si poteva fare anche una o due giorni prevedendo con il distanziamento, però farlo in questo modo significa ancora una volta avere solo la preoccupazione statica, amministrativa, burocratica di celebrare delle giornate senza però poi affrontare le problematiche. Ecco, perché processi e sentenze emesse da remoto, invece l'inaugurazione dell'anno giudiziario non si può fare in videoconferenza? Questa è un'altra, è una bella domanda, diciamo, è una bella domanda che purtroppo non trova risposta, perché vede, oggi il problema è che noi abbiamo un pianeta giustizia con dei soggetti deboli, dove per esempio anche noi con il nostro CNF abbiamo attualmente un presidente che è un presidente pro tempore, perché c'è una diatriba giudiziaria. Queste sono cose che non fanno bene ai cittadini, non fanno bene al pianeta giustizia. E allora io ringrazio l'avvocato Sergio La Penna, presidente della Camera Penale di Basilicata, per essere intervenuto con noi e aver denunciato in diretta le mancanze all'interno del Tribunale di Potenza. Grazie, io avvocato. Ringrazio voi, vi auguro buon lavoro sempre per la capacità e l'equilibrio che avete nell'esercitare questa delicata funzione di rappresentare i problemi della giustizia e di rappresentare anche spesso i risultati investigativi e anche i risultati delle sentenze. Lo fate in maniera equilibrata e non scandalistica, di questo la Camera Penale vi è grata. Buon lavoro. Grazie all'avvocato La Penna. Allora noi andiamo adesso a vedere un po' le prime pagine dei quotidiani nazionali, i siti internet, andiamo a dare un'occhiata a Repubblica, che apre con il blitz che riguarda la regione Calabria e che contro l'Andrangheta, perquisita la casa anche di Cesa, che si dimette da segretario regionale, segretario nazionale dell'UDC. Agli arresti domiciliari attraverso questo blitz anche Francesco Talarico, assessore al bilancio della regione Calabria. E poi vedete il riferimento anche alla crisi di governo con il nodo giustizia, che riguarda anche la sfida nei numeri con il lavoro attraverso le commissioni, che blocca le riforme immaginate dal ministro Bonafede. Andiamo invece a vedere quella che è l'apertura del Corriere della Sera, che anche qui l'apertura è dedicata all'operazione anti-Ndrangheta, che vede indagato Lorenzo Cesa, che si difende, dice estraneo ai fatti, mi dimetto da segretario dell'UDC. Perquisita l'abitazione del leader centrista nell'ambito di un'indagine condotta dalla DDA di Catanzaro. L'ipotesi è quella di concorso esterno in associazione mafiosa. Anche qui poi sul Corriere della Sera il riferimento alla crisi di governo dopo il passaggio in aula al Senato di martedì, che ha dato la maggioranza, la fiducia al governo Conte, ma sotto
la soglia dei 161 voti, si parla adesso di maggioranza più ampia o, come ipotesi estrema, anche il ritorno alle urne, quindi la necessità di avere una quarta gamba che in qualche modo sostituisca Italia Viva di Renzi. Conte è stato al Colle, ascoltato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Premier adesso sta lavorando proprio per un maxi rimpasto che dovrebbe tenere dentro una serie di responsabili. Oggi abbiamo visto anche l'intervista rilasciata al nostro giornale dal senatore Saverio De Bonis, che è uno di quelli che sta lavorando da settimane proprio per creare una gamba che aiuti, proprio supporti nei numeri il governo Conte. Naturalmente saranno decisivi i prossimi giorni, mentre il lavoro del governo resta in qualche modo paralizzato, resta paralizzato soprattutto il lavoro del Parlamento, perché nelle commissioni le difficoltà aumentano. Andiamo a vedere invece l'apertura della stampa di Torino, anche qui il riferimento è all'operazione della DDA di Catanzaro, decine di arresti, perquisita la casa del segretario UDC Cesa, che dice sono estraneo ai fatti e mi dimetto. Agli arresti domiciliari, come abbiamo visto, l'assessore al bilancio della regione Calabria, che è anche segretario regionale del partito, Lorenzo Cesa, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione antimafia basso profilo della DDA di Catanzaro. L'abitazione di Cesa è stata anche perquisita e naturalmente lo stesso Cesa, che è stato intercettato da alcuni giornalisti, ha detto che, dato il momento particolare in cui vive il paese, è necessario rassegnare le proprie dimissioni da segretario nazionale con effetto immediato. Naturalmente si registrano anche alcune reazioni della politica, proprio perché il nome di Cesa era anche un nome accostato in qualche modo alla nuova compagine di governo che potrebbe nascere con l'UDC, che potrebbe dare un sostegno proprio al Premier Conte. Tra i commenti, tra le reazioni, c'è quella di Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione DC, che commenta con stupore, dice: Lorenzo Cesa è un galantuomo, lo conosco da decenni e sulla sua onestà metto la mano sul fuoco. Intanto vediamo anche altri commenti, c'è appunto il commento relativo alle dimissioni e dice: capisco le ragioni di stile, ma penso che Lorenzo abbia fatto male a dimettersi da segretario del suo partito, essere indagati non significa perdere la credibilità. Andiamo a dare un'occhiata invece al nostro sito, che vedete l'apertura è cambiata con l'arrivo di Carlos Tavares allo stabilimento FCA di Melfi. Le notizie dell'ultima ora dicono appunto che sia l'AD di Stellantis sia il presidente John Elkann sono appena arrivati. È in corso proprio in questi minuti un incontro in direzione, a cui farà seguito poi la visita nello stabilimento per vedere la produzione, la catena di montaggio appunto della FCA, della ex FCA di Melfi, la prima uscita in uno stabilimento italiano del vecchio gruppo FCA è stata appunto Melfi. Tavares è arrivato da pochi minuti e quindi sta adesso facendo il suo giro interno allo stabilimento senza roboanti annunci, un gesto carico di significato, come abbiamo visto anche nelle parole del segretario nazionale della WILM, che abbiamo intervistato poco fa, ma è anche una scelta che conferma l'impegno e la volontà dell'amministratore di fare del gruppo Stellantis una compagine societaria attenta alle relazioni sindacali e alle storie dei lavoratori. Intanto io vi mostro una foto, sempre con il contributo della regia, prego di mandare in onda, ecco, la vedete, è una curiosità che ci arriva proprio live dallo stabilimento FCA, perché quello che vedete è il nuovo targhettino presente sulle divise degli operai della SATA, con il nuovo logo che è appunto quello di Stellantis, che manda in soffitta quello di FCA, essendo Stellantis nata dalla fusione di FCA e PSA.
E allora, noi siamo arrivati quasi alla conclusione, io vi ricordo soltanto tutti gli appuntamenti dell'informazione sulla Nuova TV che proseguono subito dopo di noi a partire dalle 12 con il TG Flash, poi l'appuntamento alle 13.50 con la prima edizione del telegiornale. L'appuntamento con Prima Notizia è domani alle 7 con la rassegna stampa, poi alle 10.30 con Prima Notizia dedicata all'approfondimento. Da parte mia è tutto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.